Terribile schianto nel pomeriggio lungo la 52 Carnica all'altezza di Amaro. La Ford C-Max di una famiglia toscana si è scontrata contro un tir. Morti il papà di 62 anni e la bimba di 10, un cugino 29enne e gli altri due figli adolescenti ricoverati feriti a Udine. I titolari dei ristoranti potranno richiedere il Green Pass ma non i documenti di identità personale. La polizia intensificherà i controlli a Campione. In Friuli Venezia Giulia diverse fasce ancora restie al vaccino, 10 i contagi di oggi. Da Ferragosto saranno disponibili nelle farmacie i tamponi a prezzi calmierati, 15 euro per gli adulti, 8 per i ragazzi dai 12 ai 16 anni. Intanto chi non ha il Green Pass sceglie gli spazi all'aperto come le piscine. Grazie ad un progetto i piccoli pazienti ospiti del Burlo Garofalo potranno ricevere la visita dei propri amici animali. Lo scopo è quello di aiutare a ritrovare la quotidianità degli affetti. Pereira, reduce da un affaticamento muscolare, si è unito al gruppo. Becao, alle prese con lo stesso problema, lo farà domani. De Olofeu ha intensificato la preparazione. Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione targata Udinese TV. In apertura la cronaca, avete sentito, terribile schianto questo pomeriggio lungo la 52 Carnica all'altezza di Amaro. Un'auto con a bordo una famiglia toscana si è scontrata contro un tir, a perdere la vita sul colpo il papà e la figlia di soli 10 anni, feriti gli altri tre passeggeri a bordo. Drammatico incidente stradale questo pomeriggio alle 15.30 ad Amaro in Carnia lungo la statale 52 Carnica in centro paese all'altezza del sottopasso di via San Valentino. A scontrarsi violentemente in maniera frontale un'auto Ford C-Max e un auto articolato. Hanno perso la vita il conducente della vettura, un 62enne di Firenze, e la figlia di soli 10 anni che viaggiava assieme a lui. In auto c'erano pure i due fratelli di 12 e 14 anni e il cugino di 29 anni. Tutti e tre sono rimasti feriti in maniera grave e sono stati ricoverati in ospedale a Udine. Illeso invece è il conducente del mezzo pesante, un autotrasportatore friulano di 42 anni, residente a Rivignano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale di Tolmezzo, intervenuta assieme ai carabinieri, ci sarebbe stata un'invasione di carreggiata da parte dell'auto. I sanitari del 118, giunti con più ambulanze e l'elisoccorso, assieme ai vigili del fuoco del capoluogo carnico, hanno lavorato ore per estrarre i feriti dalle lamiere della macchina. La strada, rimasta chiusa per oltre due ore per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, è stata riaperta alle 18.45. Torneremo dopo a parlare di cronaca, adesso invece affrontiamo l'argomento Green Pass, perché i titolari dei locali non potranno richiedere i documenti di identità. È stato specificato oggi dal ministro dell'Interno Lamorgese, saranno le forze dell'ordine a controllare la veridicità dei Green Pass. E anche in Friuli Venezia Giulia, dopo il primo fine settimana di tolleranza, verranno intensificati i controlli dal prossimo fine settimana, dal prossimo weekend. Per le sagre all'aperto il governo solleva dalle responsabilità di controllo gli organizzatori. Sentiamo. Il rispetto delle regole è importante, sì ai controlli a Campione delle forze dell'ordine, no alle verifiche sulle identità delle persone da parte dei gestori dei locali. Parola di ministro Lamorgese. La titolare del Dicastero degli Interni ha chiarito oggi la situazione rispetto alle proteste che sono emerse nel fine settimana sul Green Pass. Secondo me è come quando noi andiamo al cinema, non portiamo il titolo, il biglietto di acquisto per entrare. Certo, i titolari non potranno richiedere la carta d'identità, quello l'abbiamo già detto anche in riunione, faremo adesso una circolare su questo di chiarimento, perché quello che noi chiediamo è che venga richiesta visto che bisogna accedere nei locali al chiuso se si ha il Green Pass, i titolari chiederanno direttamente, come quando io vado al cinema e mostro il biglietto, chiederanno il Green Pass. Poi i controlli a Campione non si escludono, e questo ce lo siamo già detto anche con le forze di polizia e con il capo della polizia. Nel frattempo a cascata anche le prefetture del Friuli Venezia Giulia si organizzano per la gestione dei controlli, e dopo il fine settimana appena trascorso in cui c'è stata tolleranza, qualche verifica scatterà di sicuro nei prossimi giorni. Da oggi a mercoledì sono in programma nelle quattro città capoluogo i comitati per l'ordine e la sicurezza per definire le modalità dei controlli sul Green Pass all'interno dei locali.
con il bel tempo, sabato e domenica, vaccinati e non, hanno tutti per lo più optato per le consumazioni sedute all'esterno. La vera prova scatterà con le piogge, mentre sono diversi i locali che hanno iniziato a preparare cartelli agli ingressi in cui spiegano che loro non richiederanno l'esibizione del certificato verde all'interno, altri ancora che preservano gli spazi esterni per i non vaccinati, spingendo all'interno i possessori dei Green Pass. Nessun accanimento da parte delle forze dell'ordine, spiega Bruno Vesnaver, presidente della FIPE regionale, che però lancia al governo una proposta concreta per permettere l'autocertificazione, una firma e via, sulla responsabilità che deve essere del cliente e che non può essere a carico degli esercizi commerciali. Sul fronte chiarimenti interpretativi, infine, ci sono buone nuove per gli organizzatori delle sagre. Il governo tira il freno a mano e li solleva dalle responsabilità di controllo. L'effetto Green Pass si fa sentire anche nella nostra regione, anche se ci sono ancora alcune fasce restie al vaccino. Ne abbiamo parlato oggi con il vice governatore Riccardi, che oggi ha avuto anche un incontro con i farmacisti per il prezzo calmierato dei tamponi. L'effetto Green Pass c'è sulle adesioni alle prenotazioni, che stanno tenendo un valore diciamo più alto rispetto a prima che si parlasse del Green Pass. Se andiamo a guardare i contagi sicuramente sono molto più alti di quello che accadeva lo scorso anno, però c'è una tendenza alla stabilizzazione in questo momento, quindi è chiaro che tutto è funzione del comportamento della campagna vaccinale, sulla quale scontiamo ancora 6-7 punti in meno della media nazionale. Quello è lo sforzo che ancora va fatto, sul quale l'adesione è a rilento, ed è evidente che questa è funzione anche dell'andamento del contagio e dell'eventuale domanda ospedaliera, che al momento si sta avendo numeri molto bassi grazie all'adesione alla campagna vaccinale. Restano delle fasce d'età che sono uno zoccolo duro, che non vogliono cedere al vaccino. Secondo lei si riuscirà con il tempo a convincerli, a renderli più sicuri a fare questo passo? Ma guardi, io divido l'approccio alla vaccinazione tra quelli che l'hanno fatto, quelli che non lo possono, quelli che non lo vogliono fare, quelli che non lo possono fare e coloro che sono in mezzo, che non l'hanno ancora fatto e che sono ancora disorientati da molte cose che purtroppo ascoltiamo. Alcune a torto, alcune a ragione. Io mi auguro che il buon senso prevalga. Sicuramente la manovra, anche determinata dalla vaccinazione, quindi l'utilizzo della certificazione verde, è una cosa che incentiva le persone a prendere queste decisioni, perché è chiaro che più le persone sono protette, ovviamente meno il contagio corre. Oggi un incontro importante con Federpharma per i tamponi a prezzo calmierato. Sì, abbiamo ricevuto nelle scorse ore il protocollo firmato con le organizzazioni nazionali delle farmacie da parte del commissario Figliuolo, quindi lo declineremo sul piano regionale, in maniera che i cittadini che non decidono di vaccinarsi, oppure ancora di più quelli che non possono vaccinarsi, abbiano una possibilità ad un valore calmierato. E oggi ha parlato il commissario straordinario per il piano vaccinale, il generale Figliuolo, dopo Ferragosto, strategia per i più giovani per raggiungere l'obiettivo del 60% di studenti vaccinati prima dell'inizio delle scuole. Il piano dovrebbe essere questo, dopo Ferragosto, permettere ai giovani corsie preferenziali, quindi senza prenotazioni. Lo faremo in tutta Italia. Il presidente Draghi mi ha rassicurato, con il direttore generale della Sanità abbiamo elaborato un ottimo piano. Dobbiamo anche continuare a pensare agli over 50. Dal 16 agosto avremo 3 milioni di dosi in più grazie all'azione di Draghi con la Commissione europea e la Presidente. Intanto le farmacie della nostra regione saranno in grado di applicare il protocollo firmato a livello nazionale per rendere disponibili test rapidi a prezzi calmierati nell'arco di pochi giorni, forse già da venerdì 13 o al massimo da lunedì 16 agosto.
agosto. È questa la rassicurazione che i farmacisti hanno dato al vice governatore Riccardi nell'incontro convocato in seguito all'accordo che è stato siglato a livello nazionale il 5 di agosto. Attualmente, ha reso noto il presidente di Federpharma Luca De Grassi, sono 120 le farmacie del Friuli Venezia Giulia che aderiscono in modo volontario al protocollo già siglato a livello regionale e che hanno effettuato finora circa 100.000 test al prezzo di 26 euro. Il protocollo nazionale garantisce invece fino al 30 di settembre 2021 la somministrazione dei test rapidi a favore dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni al costo di 8 euro e invece di 15 euro a favore della popolazione maggiorenne o appunto i diciottenni, a somministrarli anche i farmacisti e non più solamente gli infermieri. E gli accorgimenti per la sicurezza non scoraggiano gli amanti del nuoto e del relax in piscina. Siamo andati all'impianto del Palamostre per vedere come procede la stagione, fermo restando che per adesso per accedere agli spazi esterni non serve il Green Pass, visto che la vasca interna è ancora preclusa al pubblico. Abbiamo fatto il punto con il capo servizio Roberto Agati. Come sta andando la stagione alla piscina del Palamostre? Ma abbastanza bene, dai, nonostante che ci siano due turni, uno la mattina e uno il pomeriggio con la pausa pranzo, la gente era abituata a pagare il biglietto e stare tutto il giorno, però col Covid la pausa serve appunto per sanificare tutto quello che c'è, da sanificare, ecco. E la gente si viene soprattutto su vasca piccola dove ci sono quelle famiglie, bambini, e qua di sotto vengono prevalentemente nuotatori dalla mattina alla sera, insomma, ecco qua. I frequentatori della piscina, insomma, non si fanno scoraggiare dagli accorgimenti di sicurezza? No, no, assolutamente, e neanche dal tempo, perché vengono anche quando piove a nuotare. Al di là dei due turni, quali altri accorgimenti avete preso? All'ingresso c'è la misurazione della temperatura. Bisogna prenotare prima di poter entrare, quindi bisogna lasciare i dati, il codice fiscale, in caso di contagio c'è la rintracciabilità, negli spogliatoi sempre con la mascherina e fuori, dico, quello che la gente tocca, poi dobbiamo sanificare lettini, le scalette, blocchi, docce, tutto quanto. Una stagione sulla falsariga di quella dell'anno scorso? Sì, senz'altro, speriamo nella prossima che vada meglio. Veniamo ai dati di quest'oggi. In regione sono 10 nuovi casi positivi evidenziati da 1429 tamponi, numeri sempre molto bassi, come ogni lunedì anche per l'esiguo numero di tamponi effettuati. In terapia intensiva c'è un paziente, negli altri reparti 26 persone. In isolamento 813 persone. Il rapporto tra contagi e tamponi è dello 0,69%. Ieri erano positivi due infermieri di Asugi e oggi si è registrato un caso di positività tra il personale del sistema sanitario regionale, sempre un addetto all'assistenza dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina. Invece, per quel che riguarda il dato nazionale, 4.200 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano stati 5.735, 22 le vittime in un giorno e sono raddoppiate perché ieri erano 11. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 323, 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. Negli altri reparti sono ricoverate 2.786 persone, 115 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 4%, in netto aumento rispetto al 2,8% di ieri, poco più di 100.000 i tamponi effettuati nel nostro paese. In Italia è stabile al 3% il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti affetti da Covid, ma secondo gli ultimi dati pubblicati l'8 agosto con il monitoraggio giornaliero dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, tre regioni vedono un aumento dell'1%, la Sicilia che arriva al 7%, le Marche che arrivano al 3% e la Sardegna che arriva all'11%, oltre la soglia del 10% indicata come uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore fra le regioni.
E adesso ritorniamo alla cronaca con la scomparsa scioccante di un adolescente a Cividale, poi altri incidenti ad Azzano Decimo e una raccolta fondi per la famiglia di un operaio morto sul lavoro a San Vito al Tagliamento. Vediamo. Improvviso e fulminante ha spezzato nella mattinata di oggi la giovanissima vita della 13enne Gaia Bordon di Cividale del Friuli. La tragedia si è consumata in pochi minuti sotto gli occhi di chi in quel momento si trovava accanto a lei e ha lanciato l'allarme chiamando i soccorsi. Il tempestivo intervento del personale sanitario però non ha potuto evitare il peggio. Per la ragazzina, trasportata d'urgenza in ospedale a Udine, non c'è stato nulla da fare. All'alba di oggi i vigili del fuoco di Porrenone sono intervenuti ad Azzano Decimo per un'auto che aveva perso il controllo e era finita nel fossato, impattando contro un passocarraio e finendo la sua carambola rovesciata sul tetto. Fortunatamente la conducente, una 22enne di Pasiano di Pordenone, è riuscita ad uscire autonomamente dal veicolo, aiutata da un residente della zona. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza l'auto, sul posto anche il personale del 118. Un 44enne di Mossa è rimasto coinvolto in un incidente accaduto nella tarda serata di ieri a Fiumicello Villa Vicentina lungo l'ex provinciale 68. Era in sella al suo scooter quando è andato a schiantarsi contro un animale selvatico, un capriolo, che gli ha tagliato improvvisamente la strada uscendo dalla boscaglia. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato e trasferito in elicottero a Cattinara. Il presidente della Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha consegnato oggi a Giada Fabiani, vedova di Marco Celante, il 38enne deceduto il 1 giugno scorso a causa di un infortunio sul lavoro a San Vito al Tagliamento, un'importante somma di denaro frutto della raccolta di donazioni tra le imprese finalizzata al mantenimento, alla crescita e all'istruzione dei due bambini di 4 e 2 anni. Contestualmente, una grande azienda del Pordenonese ha offerto alla donna un impiego nei tempi e nelle modalità che saranno ritenute più opportune. In arrivo nelle prossime ore una nuova ondata di calore che coprirà in particolare mercoledì tutta la penisola ad esclusione dell'area nord-ovest con Genova e Torino. Il sistema di alert del Ministero della Salute online sul sito vede per domani 4 città a bollino rosso e 9 arancione che mercoledì diventeranno rispettivamente 8 e 13 sulle 27 città monitorate, fra queste c'è anche Trieste. Il bollino arancione indica le temperature elevate, le condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in alcuni gruppi di questa. Quello rosso, il bollino rosso dice che il rischio persiste per 3 o più giorni e con la settimana del grande caldo, con temperature che potranno arrivare anche oltre i 40 gradi, la Protezione Civile lancia l'allarme. Nei prossimi giorni il rischio incendi aumenterà in tutto il paese, complici le temperature. È dunque necessaria la massima attenzione da parte delle istituzioni e la collaborazione dei cittadini per evitare comportamenti a rischio. E al Burlo Garofalo di Trieste c'è un nuovo progetto molto interessante. Gli animali da compagnia entrano in ospedale per aiutare i piccoli pazienti nel percorso di cura. Portare gli animali da compagnia in visita ai pazienti ricoverati in ospedale può aiutare a rendere meno faticosi, distanti dalla vita abituale, i periodi di degenza, soprattutto quelli particolarmente lunghi. Partendo da questa constatazione, i laboratori delle professioni sanitarie dell'Istituto Materno Infantile Burlo Garofalo di Trieste hanno sviluppato il progetto Pet Visiting, un amico a quattro zampe, che nel rispetto di tutte le norme di sicurezza consentirà ai familiari dei ricoverati di portare gli animali da compagnia in visita ai pazienti. Un innovativo progetto presentato oggi durante una conferenza stampa. Nel suo saluto il direttore generale della struttura sanitaria Stefano Dorbolò ha ricordato che per rendere l'istituto ancora migliore si lavora per cercare di far sì che l'assistenza durante il ricovero ospedaliero riesca a colmare il più possibile la distanza rispetto alla situazione della vita di ogni giorno e questo progetto va proprio nella direzione di voler positivizzare l'esperienza della degenza. Da domani, 10 agosto, i piccoli pazienti, se lo vorranno, potranno incontrare durante il periodo di ospitalità i loro compagni di vita e amici, cani o gatti. È con grande soddisfazione che le professioni sanitarie del Burlo offrono questa possibilità. L'emozione e la soddisfazione più forte legata al pensiero, hanno concluso i sanitari, della forza che l'incontro con l'amico cane o gatto stimolerà nelle persone che curiamo.
Adesso invece apriamo un nostro collegamento in diretta, andiamo alla Dacia Arena dove c'è il nostro Alessandro Poma Pomarè, perché finalmente si inizia a respirare di nuovo il clima del calcio in presenza, il clima dello stadio. E allora è pronto il nostro Poma per raccontarci che cosa succederà questa sera a Udinese Tonight Estate con Giorgia Bortolossi. Buonasera Alessandro, come va? Buonasera Valentina, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Va benissimo perché, come detto poco fa, si respira già aria di stadio. Siamo nel nostro stadio, siamo nella nostra casa bianconera, dove adesso la regia ci sta facendo una panoramica, perché lo stadio veramente manca veramente a tutti. Ricordiamo che venerdì 13 agosto apriremo nuovamente le porte della Dacia Arena a tutti i tifosi bianconeri, perché sono in vendita online sul sito sport.ticketone.it i biglietti per la gara di Coppa Italia, 32esimi di Coppa Italia. Appunto, giocheremo contro l'Ascoli, calcio d'inizio ore 20:45. Insomma, ricordiamo che i prezzi sono a partire da 5 euro per l'acquisto del biglietto. Gli abbonati della stagione 2019-2020 potranno utilizzare anche il voucher a loro disposizione. Tutti i dettagli sono sul sito internet www.udinese.it, però ricordiamo che questa sera ci sarà questa puntata speciale di Udinese Tonight Estate. Saremo collegati con Giorgia Bortolossi dal nostro stadio, ci saranno tantissime sorprese, quindi ore 21, mi raccomando, non fatevi raccontare questa puntatissima di Udinese Tonight Estate. State sempre con noi, a voi studio. Grazie al Poma che dalle 21 sarà in collegamento dalla Dacia Arena, qui in studio invece Giorgia Bortolossi e i suoi ospiti per parlare di questa settimana appena trascorsa dall'Udinese, che ha affrontato due test amichevoli, che si sta preparando in vista dell'Ascoli. E ci sono buone notizie dall'infermeria, perché oggi è rientrato in gruppo in allenamento Roberto Pereira, domani lo farà anche Becao. Allora facciamo il punto sulla preparazione dei bianconeri. Sarà ancora calcio d'agosto da qui a fine mese, ma calcio d'agosto che conta. Terminato il periodo delle amichevoli, ora inizia quello degli impegni ufficiali e l'Udinese sarà in campo già tra 4 giorni, venerdì alle 20:45, per affrontare l'Ascoli nei 32esimi di Coppa Italia. In vista della sfida ai marchigiani, Gotti si è definitivamente schiarito le idee sulle gerarchie di squadra dopo gli ultimi test contro Cerlin, Smuzzana ed Empoli, ma anche al termine dell'allenamento odierno, con cui ripresa la preparazione. Di nuovo in gruppo Roberto Pereira, tenuto precauzionale finalmente a riposo sabato a causa di un affaticamento muscolare. Domani sarà anche la volta del rientro di Rodrigo Becao, che invece era fermo dalla seconda settimana di ritiro in Austria. Notizie confortanti per il mister: entrambi i giocatori saranno subito abili a ruolabile, potranno quindi andare a modificare parzialmente l'11 che ha prevalso sull'Empoli di Andrea Zoli. Il brasiliano continuerà così ad agire sulla destra nel reparto difensivo completato da Neutink e Samir. Per il Tucu, probabile impiego da seconda punta a supporto di un Nacho Pussetto, che continua a intensificare il proprio lavoro e vuole dimostrare di essere tornato a tutti gli effetti quel giocatore esplosivo ed efficace che avevamo visto fino al grave infortunio crociato dello scorso gennaio. È tutto per questa edizione, noi ci fermiamo qui, l'informazione ritorna come sempre alle 22:30 e ovviamente questa sera appuntamento con i colori bianconeri con Udinese Tonight Estate. Grazie per averci seguito, una buona serata con Udinese TV.